Perfetto. Allora, tanto io invece non posso attivare la telecamera, non so perché, ma ci sarà un motivo. Abbiamo la Chiara Aiola di Net7, che appunto ci fa questo seminario su Moluca Racconta, ed è una nostra gloria, perché la Chiara è stata, diciamo, si è laureata in informatica umanistica Nel 2010 la specialistica. non c'era ancora la magistrale, c'era la specialistica, e quindi è una nostra gloria di informatica umanistica, che abbiamo un grande piacere ad avere qui, e qui do la parola. Vai, Chiara. Grazie tante, per me, anche per me è un grande piacere, anche emozionante essere qui dopo tanti anni, per cui ringrazio intanto le professoresse che organizzano questo laboratorio per averci invitato. E se posso anche aggiungere, penso che questo laboratorio sia veramente un grande valore aggiunto al corso di laurea. Questo non c'era quando avevo iniziato io il mio percorso nel 2005, quella triennale, ancora era un po' in fase iniziale di evoluzione, il corso di laurea in informatica umanistica. Oggi fate un sacco di cose in più, delle cose bellissime, lo vedo con i ragazzi che escono in questi anni, che si laureano e che vengono a fare anche il tirocinio da noi, e quindi è davvero per me un grandissimo piacere essere qui. E oggi sono qui per presentarvi quindi il mio lavoro, che poi è quello che ho fatto dopo che ho iniziato dopo che mi sono laureata e ho iniziato a lavorare nell'azienda in cui mi trovo attualmente. E quindi volevo parlare un po', di questo progetto che come si chiama Moluca Racconta, ma più in generale volevo. Mi piaceva focalizzare il punto sul lavoro nell'ambito delle digital humanities dal punto di vista aziendale. Quindi, quello che succede quando un gruppo che organizza un lavoro, un progetto scientifico con tutta una serie di requisiti si incontra con un'azienda per cercare poi di mettere insieme un prodotto che sia un prodotto da un importante valore, culturale e un prodotto digitale. Quindi, prima di partire, però, ci piaceva smorzare un po' anche la tensione e quindi partire con la sigla del nostro progetto, che spero possiate sentire. Questo è un modo un po' informale per presentarci e per presentare il nostro lavoro. Avete riconosciuto qualcuno dei personaggi della nostra sigla? Qui in aula o da remoto? Sì, Facciamo un po' questo giochino. Raffaello. Raffaello? Qualcun altro? Cartesio, Nietzsche. Ottimo. Poi abbiamo iniziato con Socrate, con Platone. Diciamo, era poi questo gioco di questo piccolo video che abbiamo montato che racconta un po' il nostro lavoro, era anche per raccontare un po' anche l'excursus della tradizione culturale, della tradizione orale, che poi diventa tradizione scritta con tutti i primi scritti dei filosofi e che poi pian piano si evolve nel tempo in varie forme, è arte. Sono scritti filosofici e tutto poi si va a finire in questi ultimi anni dentro collezioni digitali. Quindi tutto il mondo della cultura che alla fine poi diventa anche fruibile attraverso la modalità appunto digitale e online. Quindi questo è un po' lo spirito che ha mosso il nostro progetto.
Tornando un attimo alle presentazioni, appunto giusto due parole su di noi, come ha già introdotto la professoressa Salvatori, io mi sono laureata in informatica umanistica, nella specialistica nel curriculum di editoria elettronica, ho iniziato a lavorare a Next7, dove sono tuttora, nel 2010, ho iniziato lavorando come web developer, quindi mettendo a frutto tutte le conoscenze che avevo appreso nell'ambito della programmazione web durante il mio percorso di studi, e poi, visto che in azienda c'era un'ottima parte del lavoro aziendale riguardava le digital humanities, piano piano sono andata a lavorare in questo reparto e adesso coordino proprio la gestione di tutti i progetti nell'ambito delle digital humanities. Il mio collega Carlo, qui accanto, che dopo avrà anche modo di presentarsi, anche lui viene da un percorso, è iniziato con una laurea in scienze filosofiche e poi è continuato con una laurea magistrale in digital humanities e in digital knowledge presso l'Università di Bologna. Questo corso di studi, che è un corso che ha molti punti in comune con quello che abbiamo qui a Pisa, e infatti abbiamo avuto molte volte occasione di avere scambi con studenti provenienti da questo corso di studi. Infatti Carlo ha iniziato facendo il tirocinio della magistrale a Next7, ha collaborato alla realizzazione di questo progetto che ora vi presentiamo, e adesso è proprio un membro stabile di Next7. Quindi e oggi occasionalmente, proprio per questo seminario, è anche in visita a Pisa per la prima volta. E anche due parole sull'azienda verso cui lavoriamo, che è Next7, che è un'azienda di informatica che è attiva a Pisa da 20 anni, che è specializzata in servizi per il web, ma in particolare proprio sin da suo inizio come parte del suo core business proprio le digital humanities. Infatti Next7 ha una lunga collaborazione con l'università a Pisa, ma anche in tutta Italia e all'estero, come ad esempio il CNRS francese, e sin dall'inizio della sua attività ha collaborato con questi gruppi di ricerca per fare le prime forme di collezioni digitali, digitalizzazioni di opere, organizzazioni di banche dati. Quindi ha proprio un'esperienza che è appunto ventennale ormai in questo ambito, tanto che a un certo punto ha deciso di raccogliere tutta la conoscenza maturata negli anni e di canalizzarla proprio in un unico prodotto che fosse in grado di gestire la molteplicità di progetti che ha incontrato e che continuiamo a incontrare nel corso del tempo. E, tra l'altro, appunto, proprio come ispirazione, Next7 collabora con l'università e accoglie molto volentieri tirocinanti oppure tirocinanti dell'università specialistica e triennale, e negli ultimi anni ci è capitato anche di affiancare percorsi di dottorato, specialmente quest'anno con i fondi del Recovery Plan, che permettono di avviare dottorati che prevedono una parte dello svolgimento in azienda. Questa collaborazione tra l'azienda e l'università è diventata ancora più stretta, perché questi dottorati, oltre a portare avanti progetti di ricerca, hanno proprio una parte di lavoro all'interno delle aziende, quindi anche passano un po' dall'altra parte. E l'esame, appunto, in questi scambi è sempre appunto molto contenta di accogliere studenti e dottorandi. Quindi adesso vi introduco un po' di cosa vorremmo parlare in questo seminario. Come vi avevo anticipato, appunto, capire la prospettiva aziendale quando si lavora in un progetto di digital humanities. Probabilmente finora voi avete parlato, avete provato a organizzare dei progetti anche a livello per preparare qualche esame, quindi anche a livello proprio di piccoli gruppi. Quello che volevo dare è proprio il punto di vista dall'altra parte, ovvero quando c'è un'azienda che lavora con gruppi di ricerca, che quindi non lavora su un solo progetto, ma lavora su svariati progetti, che magari deve mettere anche a fattor comune tutte le esigenze che emergono dalle varie esperienze. La figura dell'informatico umanista in questo ambiente, quindi qual è il valore aggiunto che può portare in questo tipo di lavoro, e poi come si è passato all'interno appunto della nostra organizzazione dal concetto di progetto a quello di prodotto, quindi come è nato proprio un framework dedicato alle digital humanities. E infine l'ultima parte che vorremmo rendere un po' più interattiva è provare a realizzare con voi un progetto di una collezione digitale
recuperando un po' l'esperienza che abbiamo già fatto con due studenti di informatica umanistica che dovrebbero essere collegati su Teams, Alessio e Francesco, e ti saluto. Sì, ci siamo. Ciao. Ciao ragazzi, ciao, vi nomineremo spesso. Sono stati dei nostri tirocinanti e hanno realizzato un progetto molto molto bello che vi faremo vedere alla fine del seminario. Quindi, cominciamo, entriamo già nell'argomento. Cosa facciamo? Qual è il nostro lavoro? Realizzare questi strumenti tecnologici per supportare il lavoro dei gruppi di ricerca nell'ambito delle Digital Humanities. E, come abbiamo detto, abbiamo noi questa grande esperienza per cui per i ricercatori che magari ce lo richiedono, siamo anche in grado di fornire supporto non solo tecnologico ma anche metodologico, prendendo proprio ispirazione pratica da tutti i progetti su cui abbiamo lavorato. Riusciamo a guidare, orientare il lavoro dei gruppi di ricerca dal punto di vista operativo molte volte, per arrivare alla realizzazione di una della loro collezione digitale o di un'edizione scientifica digitale. Quindi il nostro lavoro va al di là della mera digitalizzazione oppure inserimento di informazioni dentro un database. Quello che vogliamo fare è anche fornire degli strumenti a disposizione tanto del ricercatore quanto degli utenti finali per cercare di fruire del dato in maniere nuove, quindi oltre il dato vedere che cosa si può costruire sopra per poter ricavare delle ulteriori informazioni dall'analisi di questo dato, che poi è il valore aggiunto di utilizzare strumenti informatici. Non deve essere solo un modo per poter salvare, anziché sul cartaceo, i dati sul cartaceo, metterli su un computer, ma è sfruttare tutte le potenzialità della tecnologia per poter avere dei nuovi approcci e ricavare anche informazioni diverse. Quindi i nostri committenti, collaboratori, sono per la maggior parte singoli ricercatori o gruppi di ricerca di varie università italiane e italiane ed europee, che appunto vengono con la loro richiesta di avere un supporto tecnologico, intanto per conservare in formati digitali i loro risultati delle loro ricerche. Le tipologie di progetto su cui abbiamo lavorato sono davvero varie. Si va dalla creazione di database bibliografici oppure a collezioni di schede descrittive di oggetti di qualsiasi tipo. Possono essere incisioni paleografiche, possono essere raccolte di manoscritti, raccolte di opere d'arte, e quindi oppure la realizzazione di edizioni critiche digitali, quindi edizioni che magari nascono anche digitali proprio per sfruttare tutte le potenzialità che fornisce il mezzo digitale. E quindi il primo incontro con il gruppo è proprio questo: farci raccontare il progetto e costruire insieme l'applicazione che corrisponde meglio alle esigenze specifiche. Più o meno il nostro rapporto con i vari gruppi di ricerca si può a grandi linee dividere in due macro scenari. Il primo è quello di quei gruppi di ricerca che già hanno un po' di esperienza o comunque riescono ad avere un'idea abbastanza chiara di come organizzare il proprio materiale, quindi avere chiaro qual è l'oggetto della ricerca, il materiale che sono in grado di produrre, e anche un'idea del tipo di servizi, del modo di presentare queste informazioni all'utente. Questa situazione, diciamo, per noi è l'ideale, perché si riesce già a confrontarsi fin dall'inizio, discutere del modello dei dati che si dovrà trattare, capire quali metadati il gruppo è interessato a salvare, ad analizzare, con un occhio anche a quello che si vuole mostrare all'utente, perché i due aspetti sono molto collegati, perché se voglio consentire ad esempio all'utente di fare una ricerca su una ricerca per data, faccio proprio un esempio banale, bisogna che la data ci sia sul database. Se voglio fornire la ricerca per termini chiave, anche qui bisogna che quando inseriscano i dati queste informazioni ci siano. So che sembra veramente un'ovvietà, però a volte quando si inizia a lavorare a questa progettazione, queste cose vengono avanti in fasi successive, per cui bisogna molto spesso poi tornare indietro, anche alla fase di inserimento, recuperare i dati, e crea quindi un flusso di lavoro più disordinato. A volte avere invece le idee chiare fin dall'inizio riesce anche a prevenire questo tipo di problemi.
Ad esempio, un caso tipico potrebbe essere il gruppo che dice che il progetto sarà la raccolta di manoscritti di cui raccogliamo le informazioni di composizione e in più vogliamo offrire la trascrizione del manoscritto. Questo è proprio un caso molto chiaro di un progetto già abbastanza definito dalle prime fasi. A volte capita che appunto in questo tipo di progetti il materiale sia già stato preliminarmente raccolto magari su fogli Excel o su altri, con altri sistemi appunto a disposizione del gruppo di ricerca. Quindi a maggior ragione si vede anche già la predisposizione ad utilizzare soprattutto organizzare il proprio materiale per tabelle, per campi. In questi casi, anzi, il lavoro che viene fatto preliminarmente dai gruppi di ricerca, tendiamo a recuperarlo in toto, impostando appunto tutto il lavoro che è stato fatto, per esempio, da file Excel, che è un'operazione che si fa abbastanza tranquillamente. In più c'è anche il discorso dell'eventuale materiale extra, perché finora si è parlato di schede descrittive con dei campi, dei metadati che descrivono i vari oggetti, però a queste schede possono essere collegati, per esempio, le immagini che descrivono l'oggetto, oppure i file con la trascrizione del manoscritto, che sono tutti file con dei propri formati e che devono essere elaborati. E anche in questo caso il nostro lavoro è quello di capire il materiale, di aiutare anche il gruppo a capire se il materiale che ha a disposizione è nel formato corretto, se occorre fare delle elaborazioni, se occorre per esempio codificare il materiale, le trascrizioni. Un altro caso abbastanza frequente è che le trascrizioni siano in formati di testo, per esempio Word oppure testo base, per cui siamo noi molte volte a proporre una codifica in formato XML per poter aggiungere ulteriori informazioni alle trascrizioni e poter anche fare delle elaborazioni più avanzate e delle modalità di visualizzazioni particolari che dopo vi faremo vedere. Questo appunto è il primo scenario che vi ho descritto. E poi c'è il secondo scenario, che è il classico scenario del ricercatore che arriva con il faldone di fogli dicendo: ok, adesso mi piacerebbe però lavorare in un modo diverso e mettere tutto in formato digitale, digitalizzare il mio lavoro, però non ho le idee chiare. Quindi questa fase prevede tutto un lavoro preliminare veramente diventa proprio un farsi raccontare dal gruppo e dal ricercatore il proprio progetto per capire qual è lo scopo, qual è il tipo di materiale e su quale materiale bisogna focalizzare l'attenzione, perché costituisce veramente il fulcro della ricerca. Aiutare anche a capire quali siano gli strumenti più adatti e quali informazioni quali sono le informazioni che verranno trattati. Questo tipo di lavoro preliminare, quindi, può anche essere abbastanza lungo, però consiste proprio nel guidare il gruppo verso un approccio digitale al proprio lavoro, quindi che non, appunto, anche lì non consiste solo in una trasposizione di quello che avrebbe scritto in una pubblicazione su un sito internet, ma cercare di capire come questo dato può essere strutturato per ottenere maggiori informazioni, per sfruttare tutte le potenzialità del mezzo. Sicuramente comunque questi due scenari hanno dei punti in comune. Innanzitutto si ragiona su un modello di dati, quindi il sistema dovrà gestire delle entità, che siano essi libri, manoscritti o opere d'arte. Ci sono delle informazioni relative ad ogni entità che vanno raccolte e conservate, che sono i metadati, e poi bisogna anche valorizzare le relazioni fra le entità, perché quando si ha a che fare con collezioni digitali, l'aspetto, secondo me, che valorizza appieno il mezzo è proprio quello di rendere evidenti le relazioni che ci sono fra le varie entità del nostro sistema. Quindi capire, ad esempio, su una collezione di opere, se ci sono degli elementi che permettono di relazionare tra di loro alcune di esse. Faccio un esempio: il rapporto che ci può essere tra un manoscritto e vari testimoni. Quindi rendere evidente già questo collegamento in un'interfaccia che faccia subito capire
che esiste questo tipo di collegamento è un valore aggiunto. Far capire anche che magari lo stesso manoscritto contiene porzioni di più opere e non solo dell'opera che si sta visualizzando in quel momento. Oppure relazioni, quella la più semplice che mi viene in mente è quella tra un autore e l'opera, e mettere in relazione quindi l'autore con tutte le sue opere e opere che possono anche appartenere a più autori. Quindi far emergere tutte queste relazioni in un modello dati è assolutamente importante e molte volte è anche, siamo noi con il nostro lavoro a suggerire di sviluppare questo aspetto della ricerca. Ecco, come abbiamo già detto, il materiale a corredo, valutare se è già disponibile, se bisogna c'è ancora una fase intermedia di elaborazione. Altro punto cruciale è proprio la codifica del testo, quindi avere del testo in formati non direttamente gestibili dalla macchina, o avere del testo in formato XML è una grossa differenza, perché con un testo codificato in formato XML si possono aggiungere tantissime informazioni, il testo si può anche trattare in maniera automatica e si possono estrarre informazioni dal testo. Anche questa conoscenza, che probabilmente tra di voi, nel nostro ambito, diamo anche abbastanza per scontato, il fatto che il testo venga proposto in formato XML, ultimamente sempre meno, però specialmente anni fa non era così, era un po' una novità. E anche in questo, quindi, a molte volte siamo noi a suggerire di introdurre della codifica XML ai testi. Quindi mi pare evidente che in tutto questo scenario la figura di studiosi di informatica umanistica diventi assolutamente importante, perché una persona con una formazione mista, umanistica e informatica, anche se non è un esperto di dominio dell'ambito di ricerca di cui appunto sta curando il progetto, comunque ha una formazione culturale tale che gli permette di quantomeno interfacciarsi e parlare con i gruppi di ricerca avendo un linguaggio comune, condividendo delle conoscenze di base che fanno sì che non nascano fraintendimenti nel momento in cui si va ad affrontare poi la progettazione quindi magari dei campi sul database o dell'interfaccia, perché si sa di cosa si sta parlando. Inoltre, appunto, l'informatico umanista può anche proporre al gruppo di ricerca delle soluzioni tecnologiche, spiegandole in una maniera abbastanza chiara e che rispondono davvero alle esigenze del gruppo di ricerca. Quindi quello che penso io è che in un'azienda tecnologica, informatica, ma mi sento di dire comunque un po' in generale, avere delle figure così un po' da ponte tra l'ambiente strettamente tecnologico e il resto del mondo sia comunque sempre un valore aggiunto, proprio perché si guadagna molto in chiarezza della comunicazione, secondo me, per quello che ho potuto vedere dalla mia esperienza. Ma oltre a questo aspetto, che forse potremmo definire più umano, c'è anche l'aspetto delle competenze. Chi esce da informatica umanistica ha delle competenze specifiche che sono assolutamente utili in questo tipo di lavoro. Ho parlato già della codifica dei testi e quindi anche di magari nozioni di filologia digitale, però avere anche la conoscenza di tutti gli strumenti che permettono di affrontare il mondo della cultura con un approccio, appunto, passami il termine, tecnologico, permette anche di proporre delle soluzioni aggiuntive. Per esempio, uno studente potrebbe proporre di applicare degli algoritmi di analisi del linguaggio a una determinata collezione per estrarre ulteriore informazione, e questa è una proposta che può provenire da chi conosce questo ambiente, conosce quali sono gli strumenti a disposizione. Come ho già detto, quello della codifica, perché è proprio la situazione classica in cui mi imbatto più spesso, per sapere che il testo può essere codificato in XML, che esistono anche delle regole condivise, degli standard da applicare, e poterle suggerire a un gruppo di ricerca che magari non ha ancora tutte le competenze in questo ambito, è un valore aggiunto tanto per l'azienda che
vuole lavorare in questo ambito, ma anche per il gruppo di ricerca. Ultimamente sta avvenendo, come dicevo all'inizio, anche il fenomeno inverso con questi, con i dottorati che prevedono questi periodi in azienda, ovvero probabilmente con lo scopo di avvicinare un po' il mondo accademico anche al mondo aziendale, inteso in senso appunto con il mondo del lavoro, ecco, facendo questo un po' di distinzione tra il mondo dell'università e poi il mondo del lavoro. In realtà sono due mondi che possono convivere tranquillamente, quindi c'è anche questa forma di esperienza di far venire in azienda dei dottorandi, dove per esempio a me è capitato di ospitare dei dottorandi a cui ho insegnato a codificare in XML dei testi, perché dai loro studi prettamente umanisti era una competenza che loro mancava, per cui insieme abbiamo iniziato a fare questo lavoro, io appunto mettendo a disposizione le mie conoscenze tecniche e lei facendo poi il lavoro di ricerca scientifica. Quindi in questo ce ne tenevo particolarmente a questo slide, perché trovandomi a parlare con studenti di informatica umanistica, secondo me è anche importante capire il valore dello studio che state facendo, in cui io credo moltissimo. Se tornassi indietro lo rifarei uguale. Ovviamente, da appunto, quando si inizia a parlare di sviluppare un nuovo progetto, la prima cosa da fare è guardarsi intorno. Quindi vediamo che cosa abbiamo, qual è lo stato dell'arte per realizzare appunto delle collezioni digitali o delle edizioni critiche digitali. Abbiamo fatto negli anni tante volte un po' questo excursus generale su quello che c'era a disposizione. Io ve ne cito soltanto due, perché sono uno penso sia il più famoso e uno è abbastanza recente. Omeka, che è una piattaforma open source per la pubblicazione e condivisione di collezioni digitali, l'Arte Publisher, che invece è una piattaforma per la pubblicazione di testi codificati in formato XML TEI. Li abbiamo analizzati veramente tante volte, perché comunque nell'informatica è importante anche vedere cosa c'è di tecnologie esistenti, è inutile riscrivere continuamente da zero la stessa cosa. Però rispetto a queste piattaforme, che sono validissime, che hanno mettono a disposizione tantissime funzionalità, quello che abbiamo visto nella pratica è che le esigenze dei gruppi molte volte non ci permettevano di utilizzare così come erano questo tipo di piattaforme, o comunque soddisfavano solo in parte un'esigenza. Infatti il primo problema riguarda normalmente la gestione dei metadati, ovvero ogni gruppo di ricerca arriva con i suoi metadati. Voglio descrivere questo oggetto e lo voglio fare con questo set di informazioni. Le piattaforme, appunto specialmente Omeka, si basa su set di metadata standardizzati, che sarebbe la soluzione auspicabile in ogni progetto, cioè poter utilizzare dei metadati standardizzati, condivisibili, in maniera appunto senza rischiare fraintendimenti, proprio perché si segue uno standard. Però molte volte questi non sono sufficienti per molti progetti, quindi la prima esigenza era avere dei set di metadati personalizzabili anche al di fuori degli standard. Ma è possibile gestire la cosa in modo che, un po' come fa Europeana, cioè fare in modo che alcuni metadati siano comunque presenti in modo da poter poi rendere le cose interoperabili con altri, oppure la personalizzazione dei metadati non c'è soluzione? Noi stiamo cercando di andare in questa direzione e soprattutto negli ultimi anni ci stiamo studiando tantissimo su questa cosa, cercare di capire almeno quali sono i set di metadata standard minimi da poter integrare, in modo da dire ok, almeno per questa porzione di informazione ci sono e sono interoperabili. Tra l'altro, non so se farle uno spoiler, però magari ci torniamo. Okay. Tra l'altro non l'ho detto, ma ovviamente in qualsiasi momento, anche da remoto, per qualsiasi domanda, interrompetemi. È veramente questo il cruccio che abbiamo da anni, perché per quanto cerchiamo di standardizzare quantomeno appunto questo set minimo, ce ne sarà sempre almeno uno, ma non è mai uno, che va fuori dallo standard. Ma se però capisco anche l'esigenza, perché degli oggetti di ricerca sono tantissimi,
Ognuno vuole poter scrivere secondo il suo modello il lavoro, quindi ho visto ricerche, collezioni di proprio di riferimenti bibliografici dove veniva tenuta in considerazione una varietà di aspetti incredibile, per cui avevano bisogno di un set di metadati molto ampio. Dopo farò degli esempi su questo. Per cui la soluzione probabilmente è sempre lì nel mezzo, cioè cercare di fornire il minimo indispensabile per poter interagire anche con sistemi internazionali, poter utilizzare dati e poi comunque conservare anche questi altri set di metadata, sperando che un giorno di poterli tradurre magari aderendo ad altri standard. Ho notato che, per esempio, sulla gestione dei metadati non c'è stato nel tempo lo stesso livello di astrazione e standardizzazione che c'è stato sulla codifica del testo, perché ormai con la TEI, con gli XML si può aggiungere qualsiasi tipo di informazione relativa al testo. Veramente permette di fare inserire qualsiasi tipo di informazione. A livello proprio di metadati che descrivono un oggetto, ancora almeno per quello che abbiamo visto noi finora, non ci siamo ancora molto. O comunque è molto difficile anche convincere il gruppo di ricerca magari a rinunciare a qualcosa per aderire allo standard. Quindi è sempre un po' questo scambio, di questa ricerca di compromesso. Poi quindi dicevo, l'altra esigenza è quella di avere, come dicevo, magari questi strumenti che abbiamo visto potevano risolvere un aspetto del proprio lavoro, però un'altra esigenza era quella di avere in un unico posto la possibilità di gestire il proprio materiale, quindi senza doversi dividere tra un'applicazione che gestisce la trascrizione e l'applicazione che gestisce metadati, poi magari il sito internet dove posso aggiungere qualche informazione di corredo al progetto. Puoi proporre anche appunto altre tipologie di accesso ai dati, oltre alla consultazione e alla ricerca, ma anche poter esplorare il mondo di per esempio della data visualization, proporre visualizzazioni diverse del proprio materiale, dei contenuti relazionali, appunto, l'ho detto, e infine che tutto questo sia anche facile da utilizzare, perché poi se il sistema diventa eccessivamente complesso, non si riesce ad utilizzarlo, il progetto finisce ancora prima di nascere. Per questo motivo, alla fine ci siamo lanciati nella realizzazione di un nostro framework che è appunto dedicato a questo tipo di progetti che abbiamo chiamato Moruca, che è appunto questo strumento che è pensato per i gruppi di ricerca e le istituzioni culturali che vogliono digitalizzare la propria opera letteraria e una collezione di documenti. E puntando proprio sulla facilità di consultazione e anche sulla promozione, quindi avere uno strumento che sia facilmente condivisibile e con cui si possa promuovere la propria ricerca, proprio perché semplice da usare e anche usabile appunto sia in fase di inserimento dati che di consultazione. Quindi Tomoruca l'abbiamo pensato come framework modulare dove appunto fosse possibile gestire e aggiungere metadati delle collezioni digitali, produrre delle edizioni scientifiche digitali, fornire vari strumenti per la visualizzazione dei dati. Per esempio, organizzare il dato in modo che sia visibile su delle timeline, su delle mappe, su istogrammi, su altri sistemi che appunto, compatibili sempre con la ricerca, però ecco, poter sperimentare visualizzazioni diverse. Una semplicità d'uso da tutti i punti di vista, sia da chi inserisce dati, sia chi fruisce poi dell'edizione digitale. Focus sui contenuti, perché anche lì il vero valore delle ricerche sono i contenuti, per cui l'attenzione deve essere a questi, sia quando si inseriscono le informazioni, deve essere facile poter aggiungere i miei contenuti, sia anche quando si consulta il progetto, io devo trovare le informazioni e le devo trovare facilmente e anche abbastanza velocemente. Tutto cercando di rimanere in armonia con i FAIR principles, quindi riusabilità del dato, standardizzazione, l'interoperabilità, la possibilità di riutilizzarli e ultimamente con un occhio anche verso la
conservazione dei dati sulla long term preservation, ovvero come possiamo conservare questi dati sul lungo termine. Perché, appunto, faccio anche una piccola parentesi, molto spesso i progetti di ricerca sono legati a dei finanziamenti che durano un certo periodo, attorno al quale si costruisce un gruppo di ricerca e il lavoro va avanti per una serie di anni. Può succedere che magari a un certo punto il gruppo di ricerca si sciolga, quindi il finanziamento finisca, il progetto che era stato salvato su un server dell'università, nessuno fa più manutenzione a quel server, il server un giorno si spegne, ciao progetto. E poi a quel punto, come si recupera questo progetto? Qualcuno ne ha un backup? Tu ce l'hai in locale una copia? Sì, io ce l'ho vecchia. No, ma allora chiediamo sul server come si può ripristinare. Il che è un gran peccato, perché quello è il lavoro di persone che hanno speso del tempo su quella ricerca. Dall'altra parte ci sono persone che hanno basato il loro lavoro sulle ricerche di altri, magari citandoli come con riferimenti bibliografici. Quindi si crea, cioè perdere questa informazione purtroppo è estremamente facile e l'abbiamo visto succedere ed è un grandissimo peccato perché non c'è appunto un piano per alla cura di ciascuna università, alla cura di ciascun progetto, certe volte cercare di mantenerli in vita. Detto questo, quindi anche qui abbiamo fatto un po' una riflessione su questo tema e alla fine la soluzione parziale ovviamente a cui siamo arrivati per adesso è quello di cercare quantomeno di salvaguardare il dato, cioè se si perde il sito, se si perde la visualizzazione, l'interfaccia di inserimento dei dati, va bene, questa cosa è tollerabile, però che non si perda il dato, l'oggetto che è stato della raccolta di informazioni che sono stato oggetto della ricerca. Per fare questo abbiamo visto che esistono degli archivi, per esempio Zenodo, che sono mantenuti da grandissime istituzioni, in questo caso c'è dietro il CERN, per cui è un progetto che nella stessa descrizione dice finché c'è il CERN ci sarà Zenodo, per cui abbiamo buone speranze che questo non vada offline. Quindi una soluzione che ultimamente proponiamo è quello di utilizzare la piattaforma per la gestione del dato, però di salvarne una copia, quantomeno dei dati, quindi tutto quello che viene prodotto sia a livello di metadati che a livello di materiale, è salvarlo anche su questi repository esterni, che hanno due vantaggi. Il primo è il riconoscimento di un DOI, un Digital Object Identifier, quindi un identificativo univoco per quel lavoro su quella piattaforma, quindi utilizzando questo DOI è sempre possibile, sarà sempre possibile risalire al documento, alla risorsa. E poi avere quantomeno la certezza che nell'ipotesi catastrofica che che il progetto non venga più mantenuto su nessun server, quantomeno il lavoro non va perso perché rimane su questi archivi. Tra l'altro questo facilita anche molto le citazioni anche a livello di citazioni di sitografie o appunto citazioni tra progetti, perché tramite sempre questo Digital Object Identifier un progetto terzo che voglia citare il nostro lavoro lo potrà sempre fare senza il rischio di avere un giorno un URL che non funziona più. Quindi questo era anche un po' per rispondere alla sua domanda di prima, professoressa, sul appunto che Zenodo ha un set di metadati che è comunque abbastanza piccolo, si basa sulla Dublin Core, per cui noi tutto quello che è compatibile con Dublin Core lo salviamo in quello standard, tutto il resto dei dati li mettiamo in un file JSON che viene comunque allegato alla risorsa, quindi anche se non sono in un formato standard, i metadati vengono comunque conservati. Quindi vi ho parlato di questo progetto, vi faccio vedere qualche schermata. Come ho appunto detto, esiste una parte che noi chiamiamo backend che ci permette di inserire dati, quindi abbiamo un elenco di opere, abbiamo la scheda dove inseriamo i metadati. Dall'altra parte poi c'è la visualizzazione, quindi tutte le informazioni, tutti i metadati, tutto il materiale accoteto viene visto in un'unica interfaccia dove viene presentato tutto il materiale. Quindi, come vi dicevo, però volevo anche farvi entrare nell'ottica di un'azienda che lavora su una molteplicità di progetti, quindi
Vi ho parlato come ci approcciamo al singolo progetto, però comunque Moruca ha avuto una lunga evoluzione dall'inizio e dai primi esperimenti con le Digital Humanities nel 2001. Innanzitutto, inizialmente si realizzava per ogni commessa, per ogni progetto, si realizzava un'applicazione su misura. Quindi ogni volta, quasi da zero, si definiva il progetto, si sceglieva il linguaggio, si sceglieva il framework, più o meno si mantenevano sempre le stesse tecnologie, qualche volta si sperimentava qualche soluzione nuova, però ogni progetto aveva una storia a sé. Dal 2014 invece abbiamo cominciato a ragionare su un unico software che potesse gestire una molteplicità di progetti. E quindi abbiamo iniziato, quindi è nato appunto Moruca, con una sua prima versione basata su Angular e Ajax Storm. Quindi anche in questo caso abbiamo, mentre le prime versioni erano realizzate quasi interamente in PHP, in questo, dal 2014 in poi abbiamo cominciato a ragionare anche su tecnologie diverse, soprattutto sul separare la parte di gestione dei dati, che continua a basarsi su linguaggi come PHP e MySQL, e la parte di visualizzazione, dove abbiamo cominciato a sperimentare dei framework più moderni. Nel 2015 arriviamo a una prima versione di Moruca, facciamo qualche piccolo aggiornamento di linguaggio e soprattutto definiamo il sistema basato su REST API. Questo sistema in cosa consiste? Si basa sempre sulla separazione della parte di inserimento dati, che diventa un'applicazione autonoma, che espone degli URL, quindi che sono appunto le REST API, che un'altra applicazione di front-end può chiamare per richiedere dati. Quindi esistono due applicazioni che si parlano con questo linguaggio comune. Questo cosa permette di fare? Banalmente permette di poter sostituire un'applicazione con un'altra oppure aggiungere pezzi, perché condividendo questo linguaggio, avendo questo linguaggio comune, noi possiamo sempre aggiungere un altro sistema che, interrogando le stesse API, può mostrare dati in un'altra maniera, oppure in caso di un cambio di tecnologia si può sostituire la tecnologia che si riuscita ad abbandonare con un'applicazione più moderna ma che condivide sempre lo stesso linguaggio. Quindi questo è un passo verso la modularità di questo framework. Nel 2016 c'è stato un altro passaggio per noi molto importante, ovvero abbiamo deciso di basare la parte di inserimento dei dati su WordPress. Questo perché abbiamo visto che WordPress è diventato nel frattempo estremamente popolare come sistema per la realizzazione di siti web e più ha fatto un grandissimo studio di usabilità dell'interfaccia. Più o meno tutti avete avuto, penso, a che fare con WordPress nel tempo, abbiamo visto che si è diffuso sempre di più. La gente si trovava bene nell'utilizzare quel tipo di interfaccia, quindi abbiamo deciso di sviluppare dei moduli aggiuntivi per WordPress che permettessero di gestire delle collezioni digitali, di creare un proprio modello dati, di aggiungere i propri metadati, quindi e unire anche le funzionalità di CMS di WordPress, quindi poter pubblicare pagine, post, quindi anche tutta una parte editoriale, relazionale, che comunque molte volte ci veniva richiesta, con la parte più relativa al progetto, al modello dati del progetto, e quindi inserire proprio i dati relativi ai dati, appunto, metadati concordati con i clienti. E infine l'ultimo grande passaggio è quello degli ultimi 2 anni, dove siamo passati proprio a Moruca 2, dove c'è stato veramente proprio un ripensamento dell'interfaccia, soprattutto lato front-end, quindi lato consultazione, dove abbiamo testato intanto un aggiornamento di linguaggio ulteriore, siamo passati all'ultima versione di Angular, abbiamo semplificato un po' l'architettura e c'è stato un grande studio soprattutto sull'interfaccia. Infatti Moruca 2 è la versione che attualmente è attiva e continua ad evolversi. Scusi, avrei una curiosità. Sì, sento un po' piano, ma... Così mi sente meglio? Sì, parli pure. Come mai Angular? Cioè, nel senso, avete sperimentato diversi framework e era il migliore? E se sì, perché? Allora, quando abbiamo iniziato il progetto nel 2019,
Abbiamo fatto sì uno studio sui framework più utilizzati in quel momento e diciamo Angular avevamo già iniziato ad utilizzarlo nelle versioni dal 2014 in poi, nella versione che poi è diventata AngularJS, la prima versione. Per cui un po' abbiamo cercato di mantenere una continuità, anche per poter cercare di recuperare parte di quello che avevamo già sviluppato. Ma in più nel 2019 i competitor di Angular li abbiamo esaminati, ce n'erano altri framework più famosi, come ad esempio React, che si stava già iniziando a diffondere, però non ci è sembrato che stesse per avvenire l'abbandono di Angular in favore di questi altri framework, per cui abbiamo deciso di mantenere la nostra continuità con quanto avevamo già iniziato anni prima. E più o meno devo dire che finora non siamo stati smentiti nelle percentuali di utilizzo dei framework. Mi sembra che ancora Angular abbia una buona community dietro. Sì, per lo più credo Angular e React sono più o meno allo stesso livello di popolarità. Sì, infatti, poi c'è stata una parentesi anche Vue negli ultimi anni. La scelta della tecnologia è sempre un grosso rischio, l'abbiamo visto nel corso dell'evoluzione. Infatti, quel passaggio dal 2015 al 2016, dal 2014 al 2015, per noi è stato un passaggio abbastanza importante, perché avevamo cominciato ad utilizzare questa libreria JavaSolar che serviva per gestire il motore di ricerca. Questa libreria è stata dismessa in quell'anno, un po' improvvisamente. Per cui noi a un certo punto abbiamo continuato a mantenerla ancora per qualche anno, ma poi siamo stati costretti ad abbandonarla perché non era più compatibile, non si riusciva più ad aggiornare. Non l'ho scritto in questa timeline, però abbiamo fatto anche un cambiamento tecnologico sul motore di ricerca. Siamo passati da Solar a Elasticsearch, anche questo è stato un cambiamento per noi abbastanza importante. Cerchiamo di fare tutti gli studi possibili quando decidiamo di scegliere una tecnologia, a volte è rischioso, però ecco, finora, avendo avuto le prime esperienze con Angular già dal 2014, prima di lanciarci in un cambiamento completo di paradigma, abbiamo preferito continuare su questa strada. Ho capito. Sempre tenendoci sempre però la porta aperta per un altro cambio. Ecco, abbiamo un po' imparato a gestire il codice in maniera che non sia poi traumatico passare da un framework all'altro. Ecco, e per chi impara come me, come noi, è un incubo proprio questo. La grande, forse rispetto al passato, la grande disponibilità di questi strumenti, di questi framework, però altresì la necessità di dover imparare sintassi diverse, sebbene il linguaggio sia lo stesso. Perciò grazie per la risposta. Noi ultimamente abbiamo trovato molto utile basarci su TypeScript. Quello per noi è diventata la base per tutti i nostri progetti e che permette poi di utilizzare i vari framework. Se posso dare un consiglio, quello è probabilmente un buon punto di partenza per ritrovarsi poi pronti ad affrontare eventualmente un cambio di framework, passare da un linguaggio all'altro, da una tecnologia all'altra. Va bene, la ringrazio. Nulla. Quindi, quello anche che è avvenuto nel corso di questi anni è quindi stato passare dall'ottica di progetto, quindi ragionare progetto per progetto e ogni volta ricominciare una progettazione da capo, all'ottica di prodotto, ovvero cercare di portare, di fare un po' pulizia di tutto l'ex per vedere quali erano i fattori comuni tra tutti i progetti e capire come con un unico appunto un prodotto riuscire a soddisfare la maggior parte delle esigenze. Anche perché molte volte soluzioni che avevamo già adottato in precedenza per altri progetti le abbiamo riproposte ad altri, in altri contesti e sono risultate valide. Inoltre anche il codice creato ad hoc per un progetto è più difficile da mantenere, è anche più dispendioso. Immaginando appunto un progetto, se io oggi dovessi lavorare uno di quei progetti iniziati nel 2004, farei davvero una grossa fatica e soprattutto probabilmente avrei anche difficoltà a sviluppare, visto che nel frattempo sono stati aggiornamenti di linguaggio, aggiornamenti di versioni, magari qualche libreria non è più sviluppata. Invece passare alla concezione di prodotto, ovvero
avere quindi un unico software che viene sempre mantenuto e aggiornato nel tempo, quindi tutti i nostri progetti sono legati a questo software, fa sì che intanto abbiamo sempre lo stesso codice, che è alla base di tutti questi progetti. Un codice che viene continuamente aggiornato, per cui vengono risolti i bug, per cui con un aggiornamento riusciamo a magari sì, risolvere un problema comune a più piattaforme, a più progetti. Avere una configurazione modulare ci permette di creare comunque le soluzioni adatte ad ogni esigenza. Per modularità intendo proprio quando vado ad installare quando vado a fare un'installazione di Moruca, per ogni progetto vedo servono le trascrizioni, sì, aggiungo il modulo per gestire la trascrizione, no, lascio fuori quel modulo. È utile avere il modulo per gestire delle news, delle pagine, se sì lo aggiungo, altrimenti no, per cui comunque per ogni progetto con questa modularità riusciamo ad ottenere la configurazione più adatta alle esigenze. E quindi questo ci permette di offrire anche un servizio diversificato per ogni esigenza. E poi la nostra idea è quella di andare verso proprio soluzioni cloud, dove i gruppi di ricerca non servono neppure porre il problema di dove ospitare il progetto una volta che viene completato e rilasciato, quindi trovare un server, gestire un hosting. Diciamo, questo per noi è l'evoluzione, dove stiamo cercando di andare adesso. Ovviamente un occhio anche al budget, che probabilmente è una parola che a livello da studenti non si sente quasi mai, però è un problema che effettivamente c'è, perché ogni progetto nasce con un budget, e quindi anche per venire incontro alle varie possibilità, esigenze dei gruppi, avere un prodotto configurabile e standard permette anche di variare un'offerta dal punto di vista economico e di far evolvere un progetto nel tempo, perché se si può partire sempre da un'installazione base e poi decidere man mano di far evolvere il progetto aggiungendo varie a nuovi moduli o anche sviluppando dei moduli personalizzati successivamente. Anche in questo caso, quando lavoriamo su progetti più grandi che richiedono delle personalizzazioni, l'approccio non cambia. Il modulo viene sempre pensato come riutilizzabile, viene creato proprio un modulo che poi possa essere riutilizzato. In questo passaggio di ottica mi faceva piacere farvi vedere anche tutte le figure che sono coinvolte in questo tipo di progettazioni. Di sicuro, in questi anni, proprio per fare questo grande passaggio di Moruca, portarlo alla concessione di prodotto, ha lavorato un team con varie competenze. Intanto c'è il product owner, che è la persona che conosce maggiormente il progetto, e che quindi conosce tutte le figure coinvolte, gli sviluppatori, conosce le esigenze dei clienti e coordina tutto il gruppo. Ci sono i designer che progettano proprio l'aspetto, ma anche le interazioni dell'applicazione, quindi fanno proprio uno studio sulla user experience, e sfruttando anche le loro competenze che provengono da altri ambiti. In questo, appunto, avendo un'esperienza in vari ambiti del web, il nostro designer, per esempio, ha attinto tantissimo dai progetti fatti in ambito di data visualization. Poi ci sono ovviamente gli sviluppatori, i frontendisti che conoscono tecnologie appunto basate su JavaScript, Angular, Node.js, e poi il backend, quindi tutte con tecnologie di HTML e SQL. Ci sono i copywriter, perché anche in questo caso si tratta di applicazioni che hanno dei contenuti, che hanno anche quindi delle esigenze editoriali, redazionali. In questo quindi i nostri redattori ci hanno aiutato anche un po' ad affinare questo aspetto della comunicazione del prodotto, ma anche a gestire tutta la comunicazione relativa a Moruca. Cioè, come lo raccontiamo, quello che sto facendo oggi io con voi, come lo raccontiamo questo progetto, il prodotto Moruca, che cos'è, come lo possiamo definire, per farci capire anche dalle persone a cui ci rivolgiamo. Infatti poi c'è anche il Digital Marketing Strategist, che ci ha aiutato con l'inquadramento commerciale del prodotto, che è una figura che non si occupa soltanto della parte strettamente economica, ma anche che va guardando un po' il settore, vedendo come funziona il mercato, capire anche in quali ambiti un prodotto del genere si può allargare. Per esempio, può proporre di
cercare di proporre, oltre che all'ambito accademico, il prodotto anche in altri ambiti, per esempio quello museale o delle altre istituzioni culturali. Quindi quando si fa questo tipo di ragionamento è utile avere la collaborazione di tutte queste figure, perché permette di creare un prodotto valido da vari punti di vista. E quindi adesso vi faccio vedere qualcosa di dei progetti che abbiamo fatto. Sono dei progetti che purtroppo non sono ancora online e quindi non posso finirvi l'URL, però ho preparato una breve presentazione, l'ho registrata per farvi vedere. Questo è un progetto che era sul teatro spagnolo e questo è un esempio di schede con tantissimi metadati. Come vedete sono state organizzate addirittura in tab, perché è una descrizione delle opere veramente molto puntuale, che va a tener conto di tantissimi aspetti. Quindi questa è una scheda con appunto metadati ovviamente customizzati alla fine, perché non si riusciva a trovare uno standard per tutti, una bibliografia e poi degli strumenti di ricerca avanzata, anche qui molto specifici, perché si può andare a cercare in ogni campo dei metadati che hanno inserito. Questo è un altro progetto che invece è più basato sull'impatto visivo, perché si tratta di immagini di mappe. Quindi abbiamo progettato una home page che rendesse immediatamente visibile i contenuti della piattaforma, che appunto sono immagini di cartografie. E infatti anche qui la scheda poi della singola opera, il focus è sull'immagine che viene proposta. E poi i metadati che lo accompagnano e le relazioni, come dicevo. In questo caso sono relazioni con toponimi, che permettono poi dal toponimo di risalire, ora qui purtroppo ci sono pochi contenuti perché ci stanno lavorando, di risalire quindi da un toponimo a tutte le risorse che sono collegate a quello specifico nome. E infine questo è il portale dedicato alle opere di Petrarca. Questo è un portale molto ricco, dove veramente hanno inserito una grande quantità di informazioni relative alle opere, alla biblioteca di Petrarca. Il focus delle opere in questo caso è la trascrizione del testo. Infatti qui, e questo è stato uno di quei progetti di cui dicevo, dove abbiamo avuto in azienda la dottoranda che ha fatto la trascrizione di questo testo. Questo testo che viene proposto nella scheda dell'opera, l'opera si apre con la versione digitale annotata del testo, infatti vedete è una versione che si può navigare, dove le entità vengono evidenziate, i nomi di luoghi, i nomi di persone e i riferimenti bibliografici. Ci sono i metadati e anche qui la sezione dedicata alle relazioni con i manoscritti in cui quest'opera compare. E andando sul manoscritto si può vedere un'immagine quando presente e poi i metadati, la bibliografia, e anche su qui sulla bibliografia è stato fatto un lavoro di relazioni, ovvero un lavoro arricchito, quindi partendo da un riferimento bibliografico, vedere quali sono state tutte le altre opere all'interno di questa collezione che fanno riferimento allo stesso elemento bibliografico, e che può essere anche utile per avere una navigazione alternativa all'interno della collezione. In questo caso poi è stata proposta anche una ricca cronologia della vita di Petrarca, dove sono presenti tutte le tappe della sua vita, e anche qui a ogni evento della vita sono collegate una descrizione, una visualizzazione su mappa dei luoghi in cui si trovava in quella fase, con anche il dettaglio sul pin, e poi le relazioni anche con le opere in cui magari veniva citato questo evento. E infine la ricerca, che invece è molto simile alla prima che vi ho fatto vedere, dove c'è la possibilità di cercare in vari campi dell'opera. Sono andata un po' lunga, però adesso per chi è rimasto ancora con noi, volevamo fare questo piccolo esperimento insieme a voi. Come vi dicevo, abbiamo realizzato questo progetto all'Excel che si chiama Muruca Racconta, che è la nostra collezione digitale. Noi, dopo aver lavorato così tanto con gruppi di ricerca, abbiamo deciso che era il momento di creare la nostra collezione per mettere alla prova il nostro strumento. E quindi in quest'opera ci hanno aiutato
Francesco Alessio, i nostri due tirocinanti di informatica umanistica, che hanno messo insieme appunto il materiale per costruire questa collezione digitale che appunto si chiama Murupa Racconta. A questo punto io lascio la parola a Carlo, perché vogliamo fare con voi un piccolo esperimento. Esatto, facciamo un po' una cosa più colloquiale, vediamo. Allora, tornare online, aprite i microfoni. Sì. Ok, quello che vorremmo fare con voi, magari così, così è provare a mettervi nei panni di un gruppo di ricercatori che ha in mente di progettare una collezione digitale, o meglio, ha una collezione e ha una necessità di portare questa collezione su una piattaforma come Muruca. Voi avete una banca dati di FIABE, come vedete, quindi voi siete dei ricercatori con una banca dati di FIABE, una collezione di FIABE. Cronologicamente, geograficamente, non ha importanza da dove provengano o di che epoca, a che epoca appartengono. E per cui, per voi, lo scopo di questa ricerca, da un punto di vista, diciamo, scientifico, teorico e poi anche metodologico, è cercare di capire come queste hub hanno in comune, quindi quali sono i principali e la prima cosa da fare, e lo chiedo a voi, quindi io vi farò delle domande, poi mi rispondete, si parla, è capire le informazioni che voi che voi avete bisogno di raccogliere e di presentare su Muruca. Quindi voi immaginate di avere questa banca dati di FIABE, e dovete capire quale tipologia di rappresentazione volete dare a questa banca dati. Per cui qui vedete un po' di domande che dovreste farvi in qualità di ricercatori, che io farò poi, e da cui si può partire per discutere della digitalizzazione della vostra collezione. Per cui, qual è il tipo di dato che trattate principalmente? Immagino testi. Sì. Corretto, quindi documentale o testuale. Poi la seconda domanda molto importante è com'è la strutturazione di questo dato a livello formale, e cioè quali sono gli elementi che ci permettono di avere una descrizione analitica. Vi viene in mente qualcosa? Non vorrei rispondere se... Autore. Sì. Autore. Perfetto. Titoli. Direi. Sì. Ce ne sono diversi. Perché... Esatto. Questo. Secondo me non c'è solo l'epoca. Non c'è solo il testo, però. Il dato, sì. Scusate, la data. Un metadato, dato, dati. Ho detto. Titoli, abbiamo detto data. Sì. Data, sì, la data di scrittura. Anche se la si ha. Casino. Periodo, sì, ho dato periodo, dopo dipende da appunto da quale testimoni. Testimoni nel caso di, sì. Scusate, ho bloccato l'audio.
La lingua? La lingua? Sì, ottimo. Lingue. Quindi abbiamo detto autore, titoli, data o periodo, testimoni, lingue. La categoria? La categoria in cui ricade? La tematica. Non è facile la tematica, sono le fiabe così, non so. Sì. La morfologia delle fiabe. Non lo so. Categoria, ha detto. Categoria, sì, che poi può essere un po' consonante con tematiche, insomma. Sì, sì. Esatto. Altri idee? Sarà avviene la mano? L'argomento. Perfetto, argomento, tematica e categoria, diciamo che tornano. Ti viene in mente altro? C'è un luogo. Sì? Ottimo. È importante. Dopo vediamo perché è importante. Ok, direi che più o meno abbiamo raccolto di metadati, perché di fatto sono metadati, anche se qui li abbiamo, diciamo, sviscerati. Anche il livello che non è ancora informatico, ma sono comunque dei metadati, cioè sono delle informazioni che descrivono formalmente i documenti di cui abbiamo a che fare. La terza domanda riguarda invece come è strutturata una hub, in questo caso a livello contenutistico. Anche qui rispondetemi voi più o meno. Quindi già si presuppone, abbiamo detto prima tre metadati, si presuppone che ci sia il testo della fiaba. Quindi. Ovviamente facciamo finta che ci sia, che non siano cose esageratamente arcaiche, qui abbiamo frammenti, però anche quei frammenti, insomma, possiamo lavorare. Un testo può essere stato strutturato, ovviamente, quindi. I capitoli. Esatto, i capitoli in paragrafi, quindi si va in un ordinamento gerarchico. Possiamo però già parlare all'interno della metadatazione, diciamo, del contenuto di qualcosa di più della strutturazione, diciamo, paratestuale, no? Quindi possiamo parlare per dire all'interno di una fiaba possiamo andare a individuare anche la struttura. Esatto, quindi delle figure come il protagonista, l'antagonista e così via, no? Come siamo abituati a quando parliamo di fiabe, insomma, ci vengono in mente questi elementi della narratologia. Poi, quali sono gli elementi, in qualità di ricercatori, quali sono gli elementi che valorizzereste di più della banca dati, della vostra banca dati? Quali vorreste conservare e perché? Ma essendo fiabe, la tematica o argomento, insomma, come l'abbiamo chiamata, perché anche per una ricerca successiva, secondo me è l'elemento principale. Esattamente, sono d'accordo. Si potrebbero essere le immagini? Sì, quindi iconografia, una ricerca iconografica. Altre idee? È anche il luogo in cui sono state, diciamo, tramandate, sì, per avere una storia della regione in cui sono state scritte. Perfetto, quindi possiamo fare una ricerca che sia geografica, che anche temporale, quindi diacronicamente capire dove sono collocate, ok? E quindi tutti questi che avete detto sono dei modelli, diciamo, rappresentativi che noi possiamo usare per costruire e rappresentare appunto la nostra collezione. L'ultima domanda è se secondo voi sono presenti delle fonti a supporto delle vostre ricerche. Perché voi state comunque facendo un lavoro scientifico, non è un lavoro puramente compilativo, ma è un lavoro scientifico che probabilmente si basa su delle ipotesi di lavoro, e quindi avete
la vostra banca dati, ma avete anche dei supporti, per cui cos'è anche che può valere la pena, diciamo, gestire a livello di collezione, secondo voi? Forse delle raccolte dove sono già state pubblicate. Sicuramente le fonti e in generale la bibliografia, perfetto. Quindi avere una bibliografia scientifica esattamente, diciamo, come quando fate un paper o degli articoli o dei lavori più estesi, avete bisogno anche di una bibliografia a supporto di quello che è la vostra indagine. Allora, non abbiamo molto tempo, ma l'idea è quella di farvi vedere un po' come lavoriamo noi e come lavoriamo noi rispetto al gruppo di ricercatori. Per cui la fase iniziale è la definizione di metadati, che un pochino abbiamo fatto. Abbiamo capito quali possono essere i metadati fondamentali. Poi è ovvio che a seconda del livello di granularità della ricerca che si va a fare, come dicevamo poco fa, si possono avere più metadati, si possono integrare o estendere i set di metadati con dei vocabolari, delle ontologie, ma qui ovviamente per rimanere un pochino più nel generale abbiamo un set di metadati che è piuttosto essenziale. Col set di metadati poi noi costruiamo, diciamo, il backend, che è il gestionale che poi vi faccio vedere, che dove l'editor, quindi i ricercatori, vanno a immettere i dati, a creare le chiede e a metadatare gli oggetti. La seconda parte, quindi diciamo una prima parte che si occupa di una descrizione della collezione a livello formale. Questi metadati vengono poi estrapolati per creare e modellare tutte le rappresentazioni che possiamo avere della collezione. La seconda parte invece è una parte che va in qui abbiamo un dato che è testuale, per cui ha più a che fare col contenuto, ed è la parte di marcatura, di codifica con XML TI. Non so se avete già fatto qualche esame di XML TI, l'avete sentito parlare, sicuramente Giacomo sì. Quelli che vengono dalla triennale. Più o meno qualcosina avete visto, quindi sapete di cosa parlo. Allora, quindi, diciamo che per il nostro progetto, che poi è quello che stiamo presentando a voi, quello su cui stiamo, insomma, interagendo, su cui stiamo lavorando, noi abbiamo adottato il set di metadati che è Dublin Core, che è il set più, diciamo, utilizzato anche in ambiti non prettamente accademici, e con qualche piccola, diciamo, variazione, qualche piccola estensione. Quindi abbiamo quel set di metadati composto da author, che noi abbiamo estratto da un indice Thompson, che è un indice apposta delle fiabe, di tipologie di fiabe. Fiabe mi codifica un po' i motivi delle opere di fantasia. Sì. Okay. Quindi diciamo che rientra il dominio di conoscere che stiamo trattando. Poi abbiamo la spatial cover page, che è quello che avete detto voi poco fa, la temporal cover page, i linguaggi, perché noi molto spesso abbiamo a che fare con una trascrizione e una traduzione, per cui è importante questa distinzione. Bibliographic citation, che è il metadato che noi utilizziamo per agganciare il documento, la fiaba, a una fonte, a un testimone, a una bibliografia, e poi che è il titolo e il periodo indicato,
tipo di pubblicazione dell'oste era. Se no, ovviamente se non si ha un anno specifico si passa a una granularità sempre minore fino ad arrivare al secolo, al periodo non meglio definito. Dublin Core ci dà la possibilità di avere un pochino di flessibilità e interoperabilità. Faccio una piccola parentesi su quello che diceva Chiara e la questione sollevata dalla professoressa. Secondo me, venendo da informatica come linguistica, anch'io vedendo quindi da varie prospettive l'aspetto, il problema di metadati e dell'integrazione dell'interoperabilità di metadati è il problema maggiore. È il problema da cui a cascata dipende la mancanza di preservation, la mancanza di interoperabilità, la mancanza di... E io mi auspico che poi, utilizzando tecnologie come web semantico, quindi ontologie, RDF, eccetera, eccetera, si possa andare in una direzione di un pochino di uniformità. Questa è la mia idea, ma niente, se ne può discutere. No, io sono una scettica mostruosa. No, ma infatti non ci sta. Continua a esserlo, nonostante. È bene avere due prospettive. Dopo se ne può anche fare, si può anche fare un dibattito su queste cose che è molto molto interessante. Io sulle fiabe è più semplice, perché sì, chiaramente siamo su cose mediamente che hanno appunto questi dati qui. C'è un autore. Sì, esatto. La tripletta viene abbastanza facile, sì, insomma. Sì. Ma come mai Created hanno messo insieme il titolo e la data in un unico? Ammetto che mentre stavo leggendo questa parte me lo stavo chiedendo anch'io, perché non mi ricordo. Hanno messo titolo e periodo di pubblicazione insieme nello stesso attributo. Secondo me se ci deve essere anche il title, forse ce lo siamo immaginavo che su Author ho fatto la slide, questa slide l'ho fatta io, probabilmente mi sono perso il titolo. Ah, ok, ma ci dovrebbe essere il titolo. Dovrebbe esserci metadato titolo. Comunque, il discorso di gestione del contenuto di XML è molto importante per i documenti testuali, perché ci permette di evidenziare a livello proprio contenutistico, formale contenutistico, vari elementi che poi noi possiamo utilizzare per fare delle rappresentazioni interattive del documento. Quindi vi facciamo vedere una piccola parte. A questo punto, qui ripassi in una ad un'altra, diciamo, parte di più dialogica. Voi avete bisogno non solo di digitalizzare la collezione, cioè di come posso dire, di archiviare, di conservare la vostra collezione, ma di rappresentare i dati e possibilmente rappresentare i dati in una modalità che permetta sia a chi fa un lavoro scientifico sulla vostra collezione che a un utente di vedere e magari cercare delle metodologie alternative di apprendimento, oppure, non so, faceva l'esempio chi Ara, a livello principalmente testuale si sta facendo molto analisi quantitativa con poi visualizzazione di dati, perché permette delle operazioni che attraverso una lettura e un'ermeneutica, diciamo così, tradizionale sarebbero difficili, come authorship attribution, no? Cioè abbiamo degli strumenti che ci permettono di analizzare delle collezioni molto grandi e di estrapolare dei dati che normalmente faremo fatica a estrapolare. La stessa cosa per me vale a livello di visualizzazione dei dati, perché sto per fare uno spoiler, non lo faccio. Rispondetemi voi, faccio una serie di domande.
Secondo voi quali sono le ricerche possibili? Non pensate solo a cose estremamente visuali, tipo da ma a qualsiasi cosa vi viene in mente. Quali sono le ricerche possibili sulla collezione? Quindi mettetevi dalla parte di un utente che va sul portale. Voi siete ricercatori, avete digitalizzato, avete messo in digitale la collezione e volete che un utente possa accedere e fruire della vostra collezione. Quali sono le ricerche possibili? Quali sono voi? Gli animali che fanno i bravi e quali sono gli animali che fanno i cattivi? Bella, bellissima. Una bella idea. Più o meno. Quindi una ricetta combinata tra personaggi abbiamo elementi. E ruolo. Poi non abbiamo metà dati adatti. No, su quello. Bisognerebbe. Questo è un po' il processo circolare di cui dicevo prima, ovvero che quando si arriva a questo punto molte volte vengono in mente possibilità di ricerca e però bisogna di nuovo interrogarsi su un modello dato. Ho questa informazione? Questa informazione sicuramente presuppone la presenza e l'individuazione dei personaggi collegati a una loro funzione all'interno della fiaba, quindi un rapporto per ogni fiaba personaggio-funzione, per capire se buoni o bravi, poi si potrebbe dovere come antagonista, protagonista, oppure collegato anche a una morale che può avere un significato positivo o meno. Qui. Oppure dove sono, da che paese sono originate le fiabe che privilegiano la città rispetto al bosco, non so. Vale. Però anche questo non è il mio metadata. Però insomma, questo è più facile. No, abbiamo, però non è i metadati. Abbiamo l'origine, abbiamo. Certo. Ah, vabbè, sì, mi baso sul fatto che tre quarti delle fiabe che mettono i personaggi in un bosco sono del centro-nord d'Italia. Abbiamo le parole. Centro-nord Europa. Sì. Mentre le altre sono. Beh, si può fare un incrocio nel momento in cui noi abbiamo degli elementi degli scrittori della fiaba. A livello di contenuto in cui magari con una vediamo, facciamo una analisi automatica, tofinizziamo, vediamo che ci sono, che ritorna molte volte parole che hanno una vicinanza semantica con qualcosa di selvatico, boschivo, eccetera. Facciamo una ricerca incrociata, adesso la faccio molto, con dei metadati che ci danno la provenienza della fiaba, per cui si può provare a fare una cosa così. Non è quello che abbiamo fatto noi, però è un'idea che stessa cosa, la cosa della morale, se io sono un ricercatore e non so, voglio dimostrare qualcosa e parto dalla morfologia della fiaba, che è un testo che è stato molto importante per lo studio delle fiabe, e vedo e quindi vado ad utilizzare appunto un'analisi di funzioni di personaggi, ho in questo modo la possibilità di vedere sempre intrecciando l'analisi testuale con i metadati se ci sono personaggi, quali sono i personaggi protagonisti, personaggi antagonisti, supporti e così via. Insomma, si possono fare tante operazioni. Quindi abbiamo detto questo, due tipi di ricerche. Poi viene in mente altro, anche più a livello più base. Gli spostamenti del protagonista durante la stessa. Perfetto. Quindi si può dire che abbiamo questi elementi, li possiamo visualizzare in un certo modo, per dire gli spostamenti non li possiamo visualizzare su una mappa, se ovviamente non si parla di un territorio fantastico, anche se sarebbe molto bello fare una mappa di territori fantastici, non abbiamo ancora open e dove trovarli che... esatto, e lanciamo qui la proposta di tirocinio per chi volesse fare territori fantastici, dove trovarli, esatto, chi volesse fare questo progetto, non ci siamo, dopo ci sono un po' di problemi di gioco, di geolocalizzazione, no, basta mettere insieme le mappe della terra di mezzo con quelle di Harry Potter. Abbiamo già una nuova idea. Quindi diciamo, vi faccio un attimo un'analisi di
di convoglio di questo che abbiamo detto, di quanto è emerso. Abbiamo sicuramente una dimensione, diciamo, analitica, per cui noi vogliamo interrogare il database sapendo, avendo informazioni, volendo ricevere informazioni su parole chiave, banalmente, no? Quindi non so, scrivere il nome dell'autore e vedere tutte le fiabe che corrispondono, che hanno l'autore come autore data, no? E così via. Quindi questa è una ricerca di base, una ricerca con barre di ricerca, eccetera. Ci sono ricerche un po' più raffinate, a facette, quindi presuppongo delle parole chiavi che possiamo avere. Abbiamo delle ricerche ancora più arricchite, che possono essere appunto mappe, quindi ricerche spaziali, timeline, quindi ricerche temporali, e possiamo anche fare delle ricerche direttamente a livello testuale, quindi andando a prendere i dati del testo. Tutto questo di cui abbiamo parlato, l'abbiamo, diciamo, realizzato in questo portale, che stiamo Luca racconta, che è un portale dedicato alle fiabe, e che abbiamo diviso, glielo faccio vedere prima o dopo? Prima. Siete quasi alla fine, ragazzi. Sì, sì. Non sa che è l'ultima cosa. È già aperto, scusatemi. Sì. Ok. Che potete vedere. E il portale, al di là di quelle che quindi, diciamo, raccolgono già, aggregano già delle fiabe che hanno dei dati o dei motivi in comune, e al di là di schede che magari arricchiscono, sono dei percorsi che arricchiscono la comprensione delle fiabe. Scusa che non è il mio computer, ok. No, non mi alzare. Vedete che abbiamo quindi una finestra di ricerca, una pagina di ricerca con una barra di ricerca tradizionale che ci permette di fare ricerche. Troppo, mi sono sbagliato una T, scusate, è l'ansia da palcoscenico meccanico, non sono. Okay. L'ho sbagliato. Alibaba. Va bene, poi va bene, ci siamo fatto. Ve la volevo far vedere. Ah, ok. Poi abbiamo la ricerca a facette con i metadati. Molto interessante la ricerca sui temi, quindi sui motivi. I motivi di cui parlavamo, che aggregano più fiabe. Se noi andiamo ad analizzare una scheda. Niente, oggi non siamo fortunati. Ok, la voluta. Vediamo che abbiamo i metadati che abbiamo, di cui abbiamo discusso poco fa, la visualizzazione del text viewer, di cui non abbiamo tempo per parlare, che è un'implementazione di TPublisher, che è uno strumento molto interessante che vi consiglio di andare a vedere se siete interessati all'editoria digitale. Abbiamo i metadati, abbiamo la bibliografia, il collegamento alla bibliografia e i motivi collegati, che quindi lavorano come aggregatori, diciamo, semantici o a livello narratologico. E per uno studio sulla fiaba è interessante. Poi abbiamo, non vi sto a far vedere la bibliografia che penso la immaginiate, abbiamo una cronologia abbastanza espansa, adesso è un po' ok, con le fiabe collegate, per dire qui abbiamo tutte le fiabe di Fedro, le favole, una mappa che quindi ci dà una pista spaziale, quanto topografica, sulla provenienza delle mappe. Dire, queste sono tutte mappe, tutte fiabe del territorio lastricale. Direi che abbiamo sparato, però ecco, non ho avuto modo di farvi vedere
esattamente la parte back-end di XML, ma... Comunque siamo a disposizione, esatto, per qualsiasi cosa. Se vuoi rimettere la thread con i contatti, così sì, assolutamente, che non è questo, scusami, le nostre email. Vai, scusatemi, esatto. Quindi, questo giusto per lasciare i nostri contatti, per qualsiasi informazione, curiosità, scriveteci, contattateci. Il sito della demo è pubblico, trovate il link nelle slide, quindi potete tranquillamente poi andarlo a vedere, curiosare. Se avete... siamo anche a disposizione, come abbiamo detto prima, restare sempre felici di accogliere, esatto, tirocinanti, proposte per realizzare dei progetti, quindi diciamo, questi sono i nostri contatti. Ci sono domande? Esatto, ci sono domande, magari. Possiamo fare delle domande adesso?